Conoscere i monumenti del territorio è un obiettivo che la DMO Borghi Etruschi si è fissata per avvicinare turisti e curiosi. Poi ci sono aree archeologiche non molto conosciute, per esempio la necropoli di Porto di Isola Sacra, che è risultata una scoperta che può ammagliare molte persone. Benissimo, benissimo come sempre. Borghi Etruschi è una garanzia per questo. Le guide sono molto brave. Qual è stata la cosa più particolare? Tutto, l'introduzione, vedere come vivevano in quel tempo. Lo scopo della DMO Borghi Etruschi e il comune di Fiumicino è creare un'alleanza per attirare anche chi arriva all'aeroporto Leonardo da Vinci. Sì, grazie. Anche oggi abbiamo quasi 40 persone per una prima visita. Questo è valorizzare, ma questo è anche essere disponibili, accogliere le persone, perché vedete, l'accoglienza è anche saper portare le persone nel luogo e farle visitare e farle godere appieno di quello che è il nostro patrimonio artistico-archeologico. Qual è il vostro obiettivo dal punto di vista turistico e culturale, anche con l'avvio della nuova stagione primavera-estate? Assolutamente è quello appunto di far conoscerli il più possibile, anche con il direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, Alessandro D'Alessio, si sta lavorando in sinergia proprio per far conoscere meglio questi punti. E, ahimè, la gente viene in aeroporto e si reca ai parchi di Ostia Antica molto più conosciuti, però non sanno che qui tra il porto di Claudio e Traiano, la necropoli di Porto e il Terme di Matidia, insomma, abbiamo tante cose da poter ammirare.